Stiamo per iniziare una nuova giornata di pesca. Siamo in un meraviglioso lago del Mugello in Toscana, un lago che si presta molto alla pesca Robasier ma anche all'inglese. Ci sono tanti anche carpisti che frequentano questo lago perché è popolato da carpe di taglia veramente importante. Per questa sessione ho deciso di impostare una prima fase della pescata sul tiro della Robasien. Le acque sono popolate da tante brem e anche da carpe, come dicevo, per cui l'inizio sarà comunque alla ricerca delle brem, che sono, da quello che mi dicono, di taglia mista. Ce ne sono tante di taglia piccola, ma ce ne sono anche tanti esemplari sopra il chilo, 2 kg, quindi anche molto divertenti da pescare. Per fare questo inizierò con il bagnare la mia pastura. Abbiamo già messo giù il panchetto, abbiamo già preparato un po' di attrezzatura, ma la bagnatura della pastura richiede un po' di tempo, almeno 2 fasi di bagnatura, per cui è una delle prime cose da fare quando si raggiunge la postazione. Per questo tipo di pescato ho deciso di bagnare 3 kg di pastura, una pastura dolce che comunque va molto bene per le brem. Bagnerò 2 kg di pastura colore nocciola con una grana abbastanza fine e la integrerò con un altro chilo di pastura nera per scurire un po' il composto a grana un po' più grossa che dovrebbe andare anche a selezionare un po' la taglia del pesce. Le operazioni di bagnatura della pastura sono molto importanti. La pastura in questo ambiente è molto importante perché ci sono pesci tipicamente da pastura come le brem. Per un quantitativo così importante, 3 kg di pastura, è sempre bene aiutarsi con un trapano, un miscelatore. Questo consente di bagnare la pastura in modo rapido, omogeneo e non ottenere grumi. Una cosa molto importante è quella di bagnare la pastura in 2 fasi. In una prima fase aggiungiamo l'acqua che la portiamo a una bagnatura che in teoria sarebbe già giusta per essere usata. Vedremo che nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti, questa prima bagnatura viene completamente assorbita dalle molecole della pastura. La pastura diventa nuovamente abbastanza asciutta e in una seconda fase andremo a completare la bagnatura aggiungendo l'acqua necessaria per portare il composto al giusto grado di umidità. Nell'attesa che la pastura assorbisse la prima bagnatura, ho completato la preparazione dell'attrezzatura. Ho montato il mio portapunte, ho aperto 2 lenze che mi serviranno, una per le brem e una per le carpe, speriamo. Poi ho montato il mio cupping kit, fondamentale in questo tipo di pesca, e adesso, aspettando ancora di bagnare per l'ultima volta la pastura, preparo un po' di bigattini incollati. Questo perché il fondale è abbastanza importante, sono 2,5 metri. E ci sono tanti piccoli pesci, tanti persici, forse anche un po' di bigattini incollati potrebbero aiutare a portare il pesce sulla zona di pasturazione e anche a portare qualche bella carpa. Quindi procedo ad incollare i bigattini. Li ho già fatti girare nel secchio, adesso ne prendo un po' che mi serviranno come innesco, quindi prendo una piccola magic box di bigattini, poi aggiungo un po' di ghiaia direttamente ai bigattini. In questo caso non voglio preparare un incollaggio troppo serrato perché appunto questi bigattini hanno la funzione di portare con rapidità del pesce di taglia sulla mia zona di pasturazione, quindi aggiungo sì un po' di ghiaia per appesantire il composto, ma non vado a fare un incollaggio troppo serrato. Adesso che ho messo la ghiaia, bagno leggermente i miei bigattini con un vaporizzatore e poi vado ad aggiungere un po' di colla, in questo caso è una gomma arabica, do una spolverata a tutto e poi cerco di mescolare i miei bigattini. E i nostri bigattini sono incollati
e anche già pronti per essere utilizzati. Adesso completiamo la bagnatura della pastura. Aggiungiamo un po' di mais alla nostra pastura, il mais non è un'esca classica per le breme, ma essendoci molto disturbo e molti pesci piccoli, il mais potrebbe essere un'esca che ci dà una taglia diversa e anche ci permette di catturare qualche pesce importante, quindi mi piace aggiungerlo alla pastura. Adesso prepariamo qualche palla che ci servirà per la pasturazione iniziale, 6 palle sono sufficienti per iniziare, e poi useremo anche una palla di bigattini. Ecco, questo è quello che useremo come pasturazione iniziale. Finalmente è tutto pronto, abbiamo le nostre lenze già pronte, abbiamo già fatto la pasturazione iniziale, la giornata è magnifica, bellissima, una temperatura anche piacevole dopo le grandi temperature dell'estate. Speriamo che anche il pesce collabori e ci faccia passare una bella giornata di pesca. Andiamo a iniziare. Dopo pochi minuti di pesca abbiamo già un branco di breme di piccola taglia sotto la nostra punta della Rubasen e abbiamo una mangiata dietro l'altra. Sto innescando il mais e anche se non è l'esca principe per le breme, le mangiate sono veramente una dietro l'altra. La taglia è abbastanza piccola, per cui adesso ho provato a pasturare nuovamente e cercherò di pasturare con più frequenza e introdurre un bel quantitativo di pastura per vedere se anche qualche esemplare di taglia si avvicina alla nostra esca. In questa prima parte della pescata stiamo prendendo un sacco di pesci piccoli, principalmente delle breme di taglia intorno al letto, letto e mezzo, ma con continuità, veramente abbiamo tanti pesci sotto la nostra pasturazione.
Ho iniziato a pescare con una lenza da 0,70 sul fondo, avevo preparato questa lenza appunto per pescare le breme sul fondo con un terminale da 20 cm col filo del 12, però la taglia è molto molto piccola, molto piccola. E adesso ho iniziato anche a fiondare, fiondo del mais, e ho provato a spostarmi più a galla per vedere se qualche pesce di taglia si avvicina perlomeno al mais a fionda. Sembrerebbe che la taglia sia leggermente più grande, ma si tratta ancora di breme di piccola taglia. Adesso invece ho cambiato lenza, sto pescando con un galleggiante da 0,40, ho aperto molto la piombatura e sto pescando circa la metà del fondo, quindi con 1,20 m di acqua circa. Innesco il mais e fiondo il mais. Ho ancora mangiate continue di pesci di piccola taglia, ma sembra che qualcosa di un po' meglio si stia avvicinando. Vediamo se questo dà ancora dei frutti. Conoscendo il posto, ho cercato di avere una selezione di esche abbastanza generica per poter affrontare un po' qualsiasi tipo di evenienza. Ho poi bagnato 3 kg di pastura e anche la pastura l'ho scelta in base alle informazioni che avevo. Sapevo che queste acque erano piene di brem, quindi ho cercato un composto dolce, abbastanza scuro, di grana media e con un potere elegante non troppo alto. Beh, in effetti le acque sono assolutamente piene di breme, di piccola taglia per il momento, però veramente una quantità di pesce incredibile. Infatti adesso il problema, più che vedere delle mangiate, è quello di cercare di selezionare un po' la taglia. Vediamo adesso, ho provato sia con il mais che con i vermi, però le catture sono sempre più o meno della stessa taglia. Si parla di brem dal letto a letto e mezzo, qualche esemplare di 2 etti, ma per ora non si è fatto vivo nessun pesce di taglia superiore. Vediamo adesso se riusciamo a trovare il modo di selezionare un po' anche la taglia dei nostri pesci. Le catture sono ancora continue, ma più o meno non è cambiato niente. Abbiamo ancora mangiate piuttosto continue di pesci di taglia piccola. Proprio per il fatto di affrontare acque che non conosciamo, bisogna essere un po' pronti a tutte le evenienze. E proprio per questo mi ero portato dietro anche delle canne inglesi. Per la seconda parte di questa pescata proverò ad allungare la linea di pesca, appunto pescando a mulinella all'inglese, per vedere se
più in fuori riusciamo ad attirare del pesce di taglia più grande, perché sulla Rubasiena abbiamo visto che a prescindere dai nostri tentativi, dai cambi di tattica, cambi di pasturazione, più o meno la taglia è rimasta sempre la stessa. Vediamo se adesso più lontano da riva il pesce di taglia, sia le bren più grandi che magari anche qualche carpa, si sentono più sicuri e riusciamo a farle entrare in pastura. Non avevo preventivato di pescare all'inglese, per cui la canna era ancora da preparare, però in un attimo abbiamo realizzato la nostra lenza. Ho passato del filo del 20 affondante sul mio mulinello e poi con un galleggiante da 12 grammi l'ho montato fisso con circa un paio di metri di profondità. Ho collegato una girella, un finale da 25 cm del 14, un amo del 14, e poi circa 25 cm sopra la girella ho posizionato tre pallini del 5, quindi dei pallini anche abbastanza grandi, ma questo perché voglio vedere qualsiasi tipo di mangiata e voglio vedere anche una possibile starata da parte delle brem. Speriamo che adesso, allungando il tiro della pasturazione, pescando staccati dal fondo, qualche pesce di taglia possiamo riuscire a metterlo in nassa. Vediamo un attimo. Una brem, però sicuramente di un'altra pezzatura rispetto a quello che abbiamo preso fino adesso. Infatti l'azione della canna è spettacolare, proprio la classica inglese in tre pezzi, l'azione parabolica morbida che acconsente e segue tutte le testate del pesce, è veramente divertente da usare. Oggi è una bella soddisfazione essere riusciti a venire a capo di questo ambiente, perché non sempre in ambienti che non si conoscono si riesce a capire le mosse giuste per prendere i pesci giusti. Stamattina ho visto che sulla linea della Rubasienne non si riusciva a far entrare il pesce d'Italia. C'era una bellissima pescata a breme, ma di pesci d'Italia non volevano entrare. Ne ho provate un po' di tutte, ma niente. Essere preparati a qualsiasi evenienza in questi posti è importantissimo, perché aver allungato la linea di pesca e essersi spostati sull'inglese ha dato subito i suoi frutti con un bel pesce di taglia. Vediamo adesso se riusciamo a metterne in nassa qualche altro. La canna che sto utilizzando è un nuovo modello di Matrix, è la Ethos XR, è una classica canna inglese in tre pezzi, 13 piedi e 1, quindi 4 metri esatti. L'azione è abbastanza morbida, un'azione molto dolce che si adatta molto bene alla pesca della brem e anche all'utilizzo di finali sottili e ami piccoli. Molto sottile, un blank veramente sottile, reattivo, la canna è bellissima e divertentissima. Questa è stata la mia scelta per la pesca all'inglese. Per quanto riguarda invece la Rubasienne, stamattina avevo con me un nuovo modello di Matrix, è la MTX E2,
una delle canne della nuova serie dedicata al mercato europeo. Sono canne su una mandrinatura nuova che permette di avere canne a 13 metri esatti già tagliate senza nessun tipo di prolunghino. In particolar modo il modello che avevo oggi è la E2, è una canna estremamente robusta che può supportare qualsiasi tipo di punta, ed infatti è una canna che noi consigliamo per il carpodromo ma anche per pesche un po' oltre il carpodromo, quindi finali del 25, quasi una canna specimen. Non conoscendo bene il lago ho voluto avere con me una canna pronta a tutto, che va sia bene per la pesca delicata delle brem, come abbiamo poi fatto stamattina, ma che era pronta a tutto e quindi anche all'incontro con carpe oversize con la punta adeguata. Non ce n'è stato bisogno, sarà per un'altra volta, ma sono convinto che nel bisogno questa canna qui sa farsi valere, è pronta veramente a tutto. L'ultimo pesce della giornata. Con questo, dai, possiamo concludere la sessione. Ho iniziato a pescare a Rubasien alla distanza di 11,50 m e il galleggiante veramente non stava mai fermo, era una mangiata dietro l'altra. Brem, brem, una brem dietro l'altra, taglia piccola perché sono tutte brem dai 100 ai 150 grammi, qualche esemplare da 200 grammi, ma comunque una taglia abbastanza piccola, ma veramente una dietro l'altra, divertentissimo. Man mano che è andata avanti la pescata, qualcosa in più a livello di taglia si è visto, soprattutto quando ho cambiato da pescare sul fondo, mi sono messo pescando a mezz'acqua sempre con il mais. Era una pesca quasi da laghetto, quasi da carpodromo, mais sull'amo e fiondavo mais. Alle brem è quasi impossibile, però effettivamente un qualche brem un po' più bella veniva fuori. Però niente di particolare, niente soprattutto rispetto agli esemplari che mi hanno detto che popolano queste acque. Allora ho deciso di cambiare completamente linea di pesca, fortunatamente avevo con me anche una canna inglese, ho fatto la lenza perché è stata veramente una decisione in corso d'opera, e sul tiro di 25 metri più o meno, sempre pescando staccati dal fondo, sono entrati anche due belli esemplari, due brem da circa 1,5 kg l'una, bellissime, senza un segno, pesci veramente spettacolari. Quindi una giornata bellissima, divertentissima, una nassa piena di pesci, cosa altro chiedere. Ci rivedremo spesso in queste acque perché veramente sono rimasto sorpreso, è un posto incantevole. Il lago di Gagliano nel Mugello, un posto meraviglioso. Alla prossima!